Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e questa è una nuova puntata del Cineglossario. Ultimamente sono super impegnata, quindi non potrò fare 3 video a settimana, ma al massimo 2 se ci riesco. Quindi volevo chiedervi, cosa preferite? A. 2 recensioni a settimana, una di un film che non conosce praticamente nessuno, figo, bello, bruttissimo, non lo so, e una di un film conosciutissimo. Opzione B. Una recensione e poi l'altro video sarà una rubrica, ovvero Movie Goodies, il Cineglossario o qualcosa del genere. Oppure se vogliamo alternare una settimana una settimana l'altra, fatemi sapere. Televotate. Questa è una domanda vecchissima del Cineglossario. Me l'aveva fatta una ragazza, un ragazzo su Ask, ora non ricordo. Se mi vergognate a fare domande qui sotto per il Cineglossario, ho aperto un Ask proprio apposta, così anonimamente potete fare le domande sul Cineglossario. Potete fare anche altre domande, però ve lo dico subito: se sono domande tipo gente che vuole insultare, insomma, far polemica sterile, io nemmeno rispondo, che c'è una domanda e ciao. Quindi se vi vergognate a chiedere qualcosa riguardante il cinema, avete paura di essere giudicati, questo è il link giusto. Non ci voglio fare troppo la simpatica, scusate. La domanda era: la musica nei film la scrivono prima, la scrivono dopo, eccetera eccetera, come funziona? Se fossi una youtuber seria metterei lo stampo della domanda qui, però non sono capace e quindi facciamo finta così, la riporto io molto così alla buona. Allora, ci sono due modi diversi nei film. Molti film non hanno musica originale, ovvero non è una musica fatta apposta per quel film, ma sono film che prendono musica random, come se io facessi il mio film e mettessi boh, Rosso di Raffaella Carrà, Sometimes di Britney Spears, Baby di Justin Bieber. Potrebbe essere un film veramente... Quella sarebbe una musica non originale. La musica originale invece è stata fatta appositamente per il film. Dipende, certe volte viene fatta durante la lavorazione del film. Mi viene in mente la fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Danny Elfman, che praticamente sono culo e camicia, un po' come io e Shiloh. Un rapporto molto simile c'era anche tra Nino Rota e Federico Fellini. Lui gli chiedeva qualcosa e lui si metteva lì a tentare di trovare il motivetto giusto. In genere sono durante la lavorazione del film, però possono essere anche dopo. Dipende moltissimo dal regista, dipende moltissimo da quanto il regista viene considerato autore, perché in genere la musica originale viene sempre affidata ai registi considerati autori, no? Il regista emergente fa: senta, vorrei una composizione. Il regista emergente non ha certo un'orchestra a disposizione, si deve attaccare di Hitmania Dance 93 e tentare di mettere su qualcosa pagando il meno possibile i diritti. A proposito di Hitmania Dance, ma quanto era bella Up and Down di Billy Moore? Spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando, votate, votate, votate. Oggi sono proprio stupida, ciao!